un'ottima domanda, ma facciamo un passo indietro e chiediamoci che cosa significa insegnare. Insegnare significa imprimere un segno, quindi l'insegnante è qualcuno che deve lasciare il segno. Certo, stiamo parlando del fatto di trasmettere conoscenza, di trasmettere il sapere. Ma ancora prima di questo dobbiamo creare una relazione. È meglio non saperle le cose, così ci mettiamo a fianco dei nostri figli e impariamo insieme a loro. Ah, questo tempo, sempre così importante, ma capisco la domanda. Quando si sente parlare di homeschooling per la prima volta, si tende a pensare alla replica di ciò che avviene in classe, ma nelle mura domestiche, in casa, magari in cucina. Non è proprio così. Chi fa homeschooling da più tempo si rende conto velocemente, credo, che vivere e apprendere e vivere sono la medesima cosa. E quindi le materie anche non sono rigidamente divise come si trovano magari in un libro di scuola. Si mischiano tra di loro, con i nostri interessi, con le nostre ricerche. E poi con l'homeschooling il tempo è utilizzato in maniera efficace. Non c'è un rapporto come a scuola di 1 a 20, 1 a 25, talvolta anche 1 a 30. Può essere 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, dipende da quanti bambini avete in famiglia, ma stiamo parlando di un'ora alla primaria, 2 ore al giorno. Il resto del tempo c'è apprendimento libero, che è altrettanto importante. E poi per la scuola secondaria salire 2-3 ore. Dipende anche da come le gestite queste ore. Ma non pensate che bisogna stare seduti per 6-8 ore come succede a scuola. Assolutamente no. Poi ve lo racconterò nel corso come fare. Beh, in effetti tante persone pensano che l'unica socializzazione possibile per i ragazzi sia a scuola. Se voi provate a cercare sul dizionario la definizione della parola scuola, io l'ho cercato, c'è scritto istituzione finalizzata attraverso un insegnamento metodico e collettivo. A fare che cosa? All'apprendimento dei fondamenti dell'istruzione e dell'educazione relativi alla cultura d'appartenenza. Ma si parla di socializzazione? Quindi no, io non credo che l'homeschooling crei delle persone asociali. Se vogliamo poi aprire il discorso sulle persone riservate che hanno un altro modo per stare insieme agli altri, beh, lì è un discorso più lungo che andremo a fare sicuramente insieme. Ma la socializzazione differisce da quella degli scolarizzati, non direi però che è da meno. Forse direi che è più autentica. Non è assolutamente necessario avere un avvocato per iniziare il percorso di istruzione parentale. In Italia dovete sapere che l'istruzione parentale fa parte dell'ordinamento scolastico da sempre, è un diritto costituzionale. Quindi, man mano nel corso andremo a vedere tutti gli step, ma potete tranquillamente fidarvi delle vostre conoscenze e delle ricerche delle famiglie come la mia, che già da tempo praticano l'homeschooling, e eseguire questa scelta, portarla avanti serenamente, senza dover appoggiarsi a, appunto, avvocati o altre persone.